Ragazzi, nuovo video, non so se noterete qualcosa di diverso, ma ho cambiato la luce e anche il cavalletto, però mi sa che sto un po' troppo vicina alla mia faccia. Vabbè, prendete questo video come una prova perché ho preso quelle piccole ring light da tavolo, ci ho litigato tipo da 2 ore, ci sto litigando, e ho detto vabbè, facciamo un video così lo proviamo insieme, e scusate se guardo l'amo allo specchio per vedere se mi sto riprendendo, ma mi dovrei riprendere così, e volevo provare con voi una cosina che ho preso su Amazon insieme a questa ring light, e queste qua, ho preso delle ciglia magnetiche. Ecco, scusate perché di solito sono abituata a stare dritta, invece devo stare un po' girata, poi vabbè, mi attrezzerò un po' meglio. Queste qua le ho prese su Amazon, se scrivete ciglia magnetiche sono tra le prime che vi appaiono, mi pare sono sponsorizzate, e costavano circa 11,99€. Ci hanno messo un giorno con Prime, quindi comodissimo, e il kit contiene, a parte le istruzioni, anche questo qua, il kit è questo, dovreste riconoscerlo dal colore rosa. E vabbè, le pinzettine per applicare le ciglia finte, quelle classiche, io già ce l'ho, ma vabbè, queste sono carine perché sono in pandan. E poi abbiamo un cofanettino carinissimo con appunto le ciglia finte. Mamma mia, mi sto diventando cieca con questa luce. E all'interno c'è uno specchietto e poi ci stanno 2 paia di ciglia finte magnetiche che mi sono cadute, vabbè, e perché se sono scollate, e perché sotto ce ne sono anche, niente, c'è anche un altro paio, vedete, dovrebbero essere di diverse lunghezze, cioè queste sopra sono meno folte, queste sono un po' più folte, aspettate che le rimetto al loro posto, poi le incollo magari. E poi non lo sapevo, ah beh, c'è la colla, che non è una colla, scusate, è un eyeliner magnetico, questo qui, che adesso andiamo a provare, e poi nel pacchetto c'erano anche altre 2 paia di ciglia finte più folte delle prime e delle seconde, quindi diciamo ci sono un po' tutti gli step. Queste sono proprio quelle da giorno, vedete la differenza, comunque queste sono super dramatic, e queste sono un pochino più lunghe, sembrano, sì, però sono belle tutte quante. Io però voglio provare con voi queste sotto, perché secondo me sono l'effetto più carino. Non sono, l'avrete già viste miliardi di volte perché un po' tutti le hanno provate, io mancavo ancora all'appello. Io ho sempre dei problemi sia con le ciglia finte normali che con quelle magnetiche, soprattutto quelle magnetiche, perché quelle normali vanno applicate sia sotto che sopra e poi vanno chiuse le nostre, diciamo, in mezzo. Viva l'italiano, è importante. Quindi mi sono detta proviamo queste, che invece hanno i magneti solo da un lato, e quindi non dovete fare una sorta di sandwich di ciglia, se riesco a prenderle, ecco, ma voi dovete semplicemente metterle come le ciglia normali appoggiate, perché andremo a mettere uno strato di eyeliner che le andrà a fissare. Leggiamo le istruzioni, questo no, eccole, c'è un fogliettino, mi fa ridere perché questo i consigli sono scritti tutti attaccati, cioè agitare la bottiglia prima dell'uso, sigillarla in tempo dopo l'uso, è tutto una frase, vabbè. Quindi questa va agitata e poi richiusa subito appena utilizzata. E poi dice se potrebbe applicare le ciglia prima che l'eyeliner sia completamente asciutto, l'effetto sarà migliore e l'assottigliamento dell'eyeliner può anche migliorare le prestazioni. Cioè, credo che tradotto in italiano, cioè se applichiamo prima applichiamo le ciglia prima che l'eyeliner sia completamente asciutto, l'effetto dovrebbe essere migliore, e se non ne mettiamo troppo dovrebbe essere ancora migliore l'effetto, da quello che posso tradurre da questo italiano che non è molto italiano. Quindi dobbiamo disegnare l'eyeliner con attenzione, fare in modo che sia il più attaccato possibile alle ciglia vere. E poi bisogna piegare un pochino le ciglia magnetiche in modo da fargli prendere la forma. Queste sono carine perché hanno non credo voi le vediate mai, ma hanno un sacco di magneti, 1, 2, 3, 4, 5, quindi uno centrale e 2 laterali, perché di solito invece ce ne hanno solo 3 e quindi l'effetto è un po' bruttino. Poi vabbè, dice di mettere con le pinzette avvicinare la cintura magnetica e poi aspettare che si asciughi completamente. E poi regolare la forma. Per toglierle invece bisogna versare un po' di struccante liquido su un dischetto di cotone, appoggiarlo, massaggiarlo, aspettare qualche secondo e poi ritoglierlo. Quindi io direi di iniziare agitando l'eyeliner, che ho aperto prima, aveva un odore terribile, non so che c'è dentro, forse non lo voglio neanche sapere. E vediamo un po'. Ecco, questo non dovrebbe succedere, cioè che se io faccio così, non so, ecco,
mi viene via anche il tappino, quindi devo fare attenzione, mi viene il tappino, quello che diciamo dosa le liner. Mi sono allontanata un po' perché ero effettivamente troppo vicino. E, allora, iniziamo. Ok, eyeliner, lo agitiamo. Vi stavo dicendo che prima, quando l'ho aperto con troppa foga, mi è venuto dietro il tappino, questo qui, che è quello che diciamo dosa il prodotto. Quindi un po' lo tengo col dito, mi sporco un po', ma vabbè. Ecco qua. Ah, sì, un applicatore tipo in feltro, però abbastanza morbido. L'odore è veramente di chimico, quindi speriamo non mi cada l'occhio. E proviamo a metterlo qui allo specchio, che si intravede. Faccio una righetta. Devo dire che come liner è comodo, quindi lo richiudo e vado, appunto, voglio provare a mettere le seconde, quindi quelle un pelino più evidenti, e prendo, perché hanno un lato più corto e un lato più lungo, quindi da questo lato metteremo queste. Sì, queste perché hanno questa parte più corta e qui finisce lunga. Queste non si possono tagliare perché hanno appunto i magneti, quindi diciamo che non sono proprio per tutti gli occhi, dovrebbe essere una misura, diciamo, media. E proviamo a metterlo. Vi vedrete? Vediamo se appiccica. Appiccica e appiccica. Ragazzi, ma che figata! Messe subito! Allora, forse un po' si stacca. Ok. Dice che comunque dobbiamo aspettare un attimo che si asciughi bene l'eyeliner. Qui non l'ho messo fino alla fine, quindi un pochino all'inizio è alto. Però sono molto carine e belline, eh? Pesano queste. Quindi proviamo a mettere di qua quelle altre invece un po' più corte, quelle le prime che vi ho fatto vedere. Faccio, allora, riagito bene il prodotto. Sì, devo metterle un po', le liner un po' più verso l'interno perché qui non le ho messo, infatti giustamente non c'è niente a cui appiccicarsi, quindi errore mio. Quindi riprendo le liner cercando di non portarmi via tutto, ecco. E io non lo voglio mettere fino all'ingresso dell'occhio perché lì male che va, se mi dovessi truccare per uscire, adesso vabbè, io sto a casa, quindi se dovessi truccarmi per uscire metterei l'eyeliner normale, quello che uso sempre. Mi interessa solo che ci sia dove naturalmente devo applicare le ciglia, quindi prendo quelle altre, sempre con la parte più corta nella parte iniziale, le modello un pochino, cioè faccio questo movimento per renderle un po' più morbide. Queste appunto sono quelle un po' più delicate e vediamo. Ecco, qua ad esempio che l'ho fatta più spessa ha aderito meglio. Qua però mi sa che è un po' troppo, ecco. Ecco, l'unico problema è che adesso ad esempio la sono andata a rialzare per sistemarla e qui si è tolto un po' l'eyeliner, però sono, cioè guardate, se io le tiro un po' senza troppa forza naturalmente, si attaccano tranquillamente. Io adesso qui ad esempio aspetterei un attimo, ma che carine che sono comunque. Un pochino cerco di avvicinarle ancora più all'occhio. Ma sono troppo carine, ragazze. Cioè, tipo che adesso forse mi vedrete più spesso con le ciglia finte. Come effetto sono carine entrambe. Queste un po' più lunghe, un po' più folte verso la fine. Queste un po' più naturali, però molto molto carine. Adesso aspetto un secondo che si asciuga tutto e poi vediamo se qua riesco a sistemare un po'. Non le ho neanche piegate le mie, quindi naturalmente ci andrei a mettere anche un po' di mascara. E vediamo un po', questa ad esempio che l'ho messa prima, se tolgo. Non fa per niente male. Vedete, l'eyeliner quello un po' si è staccato perché la sono andata a togliere. E adesso prendo una salviettina struccante e vediamo se si toglie. Naturalmente io non mi strucco mai con le salviettine struccanti adesso perché sto qui, non sto in bagno, io uso sempre un olio. Non mi ha dato bruciore niente. È un po' più persistente come liner, ma chi ci sa che ci hanno messo dentro per renderlo magnetico. Comunque si toglie tranquillamente. È più facile togliere questo che togliere
la colla che per le ciglia finte che rimane. Quindi adesso aspetto un attimo che si asciughi e poi metto di qua anche questa qua della stessa lunghezza, così ho almeno due occhi uguali. Ecco qua, devo dire, allora, ho provato a mettere, vabbè, ci devo prendere un po' la mano perché comunque sono sempre ciglia finte, io non è che sono bravissima. Ho cercato anche di rifare una riga di eyeliner, magari la prossima volta la faccio prima di applicare le ciglia in modo da farla dritta perché mi è venuta un po' stortignacola, però ecco, per farvi vedere l'effetto, ho messo anche un po' di mascara sotto e un po' l'ho spinte le mie contro quelle finte e penso che la prossima volta che l'applicherò, a parte a fare anche la linea, magari faccio solo l'attaccatura con questo qua magnetico e il finale con l'eyeliner normale, inutile sprecarlo per fare la una parte dove la ciglia non andrà. E poi metterò anche un po', proprio un velo di mascara prima di applicare le ciglia, in modo che comunque le mie siano un po' più colorate, perché sono belle nere, quindi le mie sì sono scure, però non si vede la differenza. E devo dire che da vicino non si nota, cioè si vede sto ciglia finte perché non ce l'ho così le ciglia, insomma lo sappiamo tutti quanti, però sono molto carine, un pochino pesano, soprattutto per chi non è abituata come me a portarle, però tutta un'altra storia in confronto ad applicarla con la colla. Diciamo che non le ho messe proprio uguali, si vede un po' la differenza, soprattutto chi ha un occhio un po' più, cioè per me va benissimo così, cioè io se dovessi uscire oggi uscirei così, non me ne starei neanche a togliere, ora che l'ho messa le tengo qua. E però ecco, devo un po' allenarmi, proverò naturalmente anche queste altre, però devo dire che per 12 euro non è per niente male, è un'ottima opzione per chi come me non sa applicare né le ciglia finte normali, cioè quelle finte normali preferisco a quelle magnetiche classiche, perché comunque girette di giro a un certo punto riesco a incollarle, però queste proprio molto meglio, molto carine. Poi mi piace questa cosa che per 12 euro avete 4 paia di ciglia finte di varie lunghezze, quindi fantastico. Sinceramente non so quante volte riuscirò ad usarle, però insomma dovrebbero durare un bel po', perché non si dovrebbero rovinare, insomma, quindi... E penso che ci farò un po' di volte comunque, anche perché avendone 4 posso anche cambiare. Naturalmente metterei queste qua nel pacchetto a parte, tipo queste quando faccio un look un po' più drammatico, un po' più intenso. Però magari così finalmente posso farvi vedere qualche trucco con le ciglia finte, che ci stanno sempre bene le ciglia finte, a me piacciono tantissimo, però ecco, non sono capace a metterle. Quindi queste, se volete allenarvi, secondo me spendendo poco, io le pinzette non le ho usate, però ci sono anche le pinzette, per me sono promosse, insomma, ripeto, devo un po' prenderci la mano, però ottimo, ottimo prezzo, cioè il rapporto qualità-prezzo è fantastico, poi se avete Prime ancora più bello perché le potete provare subito. Se mi ricordo vi lascio qua sotto il link, ma comunque c'è proprio questa immagine sul sito, insomma, su Amazon, se scrivete ciglia finte magnetiche vi esce proprio questa immagine, io ho preso queste, mi pare di averle pagate sulle 12 euro, meno di 20 sicuramente. E niente ragazzi, fatemi sapere un po' che ne pensate voi di queste ciglia finte magnetiche, se voi le sapete applicare, se avete mai provato queste con le liner. Per ora come prima impressione per me è sì, quindi niente, spero di avervi fatto un po' di compagnia, di avervi dato qualche consiglio. Io vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!